Bobby? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Gentili telespettatori, buon sabato sera! Ciao Alessia! Ciao Pina, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, buon sabato sera e oggi sarà una serata davvero strabiliante. Sei malinconica? Sì, un sacco. Questa è l'ultima puntata del Pettegolezzo, poi... della stagione estiva, riprenderemo chiaramente a settembre. Abbiamo già trovato tantissimi ospiti. Ci saranno tante novità a settembre. Che dici Ale? Dove vai quest'estate? Io torno nella mia amata terra, la Sicilia. Tu anch'io faccio un giro al sud, ma non voglio svelare dove. Ma che ne dici di cominciare col nostro salotto degli italiani Gossip Edition? Ma prima la sigla. Ma sarà tornato dai Caraibi il nostro Salvatore Petrillo? Non si è presentato in puntata. Proviamo? Proviamo? Chiamiamolo. Salvatore! Eccomi! Ma come mi sono presentato? Ma non potevo mancare per l'ultima! È già l'ultima! Ma sei già tornato dai Caraibi, scusa! Che è il teletrasporto! Vabbè, sono stato anche 10 giorni, bastano 10 giorni. Bravo, era ora che tu tornassi, no? Che facci, lasciami qui? Mi sono mancato? Tantissimo, ma tu anche dai Caraibi comunque il sabato sera sei stato presente. Ti sei divertito? Che ci racconti? Sì, moltissimo, sono stato proprio bene, tra l'altro avevo proprio bisogno di una pausa rigenerante. Però adesso sono qui perché per l'ultima volevo tornare nel mio salotto, il salotto che vi ha accolto da molte settimane, e quindi ci sono. Sono anche un po' triste perché ci lasciamo prima della pausa estiva. Comunque molto bella questa camicia verde acqua. Anche voi oggi meravigliose in pandan. Grazie, non l'abbiamo fatto neanche apposta. L'abbiamo riproposto dalla scorsa puntata, è stato un successone, quindi in chiusura volevamo essere identiche. Hai visto Salvatore che ho cambiato anche colore dei capelli? Ti ho visto già la volta scorsa. Già che dici? Ha provato? Bellissimo, ha voglia, bellissimo. No, perché sennò a settembre ne provo un altro di colore. A settembre è bionda però, eh? Bionda? Guarda, okay. Abbiamo fatto un rewind, abbiamo visto Pina in ogni puntata avere un'acconciatura opposta, cioè è partita dalla prima puntata con i capelli lunghi, rossi, ed è e adesso sono arrivata così. Ma perché lei si annoia facilmente, perché esatto. Lei non sta mai ferma, è una persona dinamica, fai bene, poi soprattutto quando una donna cambia look, sta per cambiare uomo, vero? Salvatore, lo sai che io non lo cambio l'uomo, ma cosa dici? Piuttosto, a proposito di cambiamenti... A proposito di cambiamenti continui, ma Belen cosa sta combinando? Un'estate infuocatissima quella di Belen Rodriguez, perché ne abbiamo parlato per tutte queste settimane. Fine della relazione con Stefano De Martino, flirt con Antinolfi, beccati a Capri, a Ibiza. E invece proprio qualche giorno fa, il mega... Chi spunta? Michele Morrone. Michele Morrone, esatto. Ci sarebbe questo flirt già tra l'altro in essere tra Michele e Belen, che si stanno scambiando dei messaggi sui social. Che poi fateci caso, no? Se tu guardi tutte queste fiamme di Belen, sono tutti un po' uguali, è vero. Cioè, se tu guardi già da Fabrizio Corona in poi, sono tutti molto simili. Lo standard è quello. E cosa sappiamo di Michele Morrone? Gli indizi fanno presagire che possa esserci realmente questa coppia. Innanzitutto lui è del 1990, è un attore di origini pugliesi, ma che in realtà è nato al nord, e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema recitando in diverse fiction. Ha debuttato con Raoul Bova, poi è stato il protagonista di Sirene, la fiction di Rai 1, e ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, dove si è classificato secondo. Soprattutto Michele Morrone è in rampa di lancio in questo momento, perché ha preso parte come protagonista al film
bla bla Beh, bla. comunque è 365 proprio in piena. giorni Sì. di Netflix che sta facendo davvero il giro del mondo e quindi lo sta lanciando moltissimo come attore molto molto bravo, possiamo dirlo. Ma dove si saranno conosciuti, Salvatore? Allora, c'è questa Elena Damario, che è un ex flirt di Michele, molto amica di Stefano De Elena De Martino. Qui, Mario? esatto, La Elena ballerina? Damario, esatto, la Ah. ballerina, ha flirtato con Michele ed è molto amica di Stefano. Quindi avevano già avuto modo di conoscersi quando Stefano e Belen stavano insieme, si erano visti alcune volte. Ed è da lì che probabilmente loro due, no, hanno cominciato a flirtare, ma erano tutti e due impegnati. Quindi poi con la quarantena, Stefano che ha mollato Belen, i flirt, Michele che adesso è tornato single, tra i due ci sono questi scambi di messaggi social. Alfonso Signorini ne è certo, e ci sono molti indizi che farebbero presagire a questo possibile flirt futuro. Soprattutto, ragazzi, vi posso dire in anteprima che loro starebbero organizzando un weekend d'amore segretissimo, una fuga Addirittura, d'amore. ma invece di Stefano De Martino si sa qualcosa? Stefano De Martino, lo sapete, si diverte in barca a Napoli e si divide tra un flirt e l'altro. Non ha ufficializzato nessuna unione, Ma ma Mariana con Mariana Rodriguez. Rodriguez, infatti, Salvatore, ti stavo anticipando. C'è Mariana del Rodriguez. tenero. Loro sono stati fotografati, noi ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, sono stati fotografati in barca, proprio nella barca di De Martino a Napoli, ma Mariana ci ha tenuto a precisare in una intervista di qualche giorno fa che tra di loro non c'è niente, sono solo amici, quindi tutto quello che pensavamo noi da una Ma noi Rodriguez siamo un po' a Napoli. maliziosi. Anche No, perché di Rodriguez ce n'è solo una, Salvatore. e basta. E Mariana è molto carina invece. però, ragazze, alla domanda Stefano è il tuo uomo ideale? Lei ha risposto: non lo voglio dire. Quindi, Secondo me sotto sotto gatta tanto amici non Scicova. lo sono. Vedremo, vedremo, perché magari davvero lui passa da una Rodriguez a un'altra. Ma il problema di Stefano è che poi si annoia. Vedremo, vedremo. Noi li terremo d'occhio comunque. Ma invece altra coppia che ha fatto tanto discutere di sé. Toretto, Daniele Scardina con Diretta Leotta. Finita, È ragazzi, finito finita, ufficialmente, sì. finita, finita, finita. Lui ad una domanda come va con Diletta, ad una dichiarazione, è stato molto, molto deciso e ha voluto sorvolare. Quindi le indiscrezioni delle quali parlavamo nelle settimane scorse trovano conferma. Soprattutto, sapete perché è finita questa love story che durava ormai da un Per anno e quale mezzo? motivo? Chi c'è di Perché mezzo? Dilettona Leotta avrebbe scoperto un inciampo e quindi un vero e proprio tradimento ai suoi danni, e quindi questo ha messo in crisi la coppia. Diletta non ha voluto perdonare Mannaggia Kim questi Toretto e sportivi! lo ha cacciato di casa, quindi gli ha fatto le valigie e gli ha detto: oh, puoi pure andare via. Ma con chi l'avrebbe tradita, se si sa? No, con chi ancora non lo sappiamo, con chi lo scopriremo in Però quest'estate c'è sicura. qualche indiscrezione. Sulla persona? Beh, non so se sulla persona, ma su una nuova fiamma o un nuovo flirt, Elisabetta Già. Gregoraci. No, no, no. Aspettate, facciamo chiarezza. Allora, Diletta Leotta, prima di King Toretto, ha avuto una storia molto importante con Matteo Mammì, che è un noto imprenditore, un noto manager del mondo del calcio, lavora Sky. Ok. Poi si è mollata con Matteo, si è messa con King Toretto, ed è Matteo Mammì, quindi l'ex di Diletta, l'ex dell'ex, che Ok, fine se ha l'è fatto fatto quindi un è tutto mix. un giro qui di ex, insomma, per fortuna che ci sei tu che chiarisci bene Sei le varie ammixato posizioni. un calderone incredibile perché uno sta con l'altra, poi l'ex, poi quell'altro si flirta con quell'altro. Adesso Sì. Elisabetta Gregoraci starebbe flirtando con Matteo È Mammì. a Porto Cervo, Elisabetta. Sì, lei è a Porto Cervo, lui sta facendo le vacanze altrove, però ci sarebbero dei messaggi molto
intimi che si scambierebbero da alcune settimane. Lo sapete, Elisabetta Gregoraci, dopo la fine della relazione con Flavio Briatore, ha avuto una storia che però è finita, quindi è pronta ad innamorarsi di nuovo e soprattutto, lo abbiamo detto, siamo stati i primi a dirlo, parteciperà al Grande Fratello VIP, pare ormai certa la sua partecipazione. Siamo pronti per vedere cosa combinerà. A settembre, e vedremo se questa coppia andrà in porto oppure no. Potrebbe essere una delle coppie di questo agosto caldissimo che andremo a vivere. Vedremo. Ma invece che ne dite di aprire un capitolo tanto amato da Pina? Temptation Island si è concluso, ragazzi. Sono tristissima. Adesso come farò? Aspetta, io non mi sono persa la finale perché... però, scusate, già c'è stata la finale. Eh sì. La finale c'è già stata giovedì. Sono rimasta io una puntata indietro. Vabbè, a te la parola, Salvatore. Adesso te ne parliamo. Ma com'è finita con il fallo tra Antonella e Lia e il suo ragazzo? A schiaffi? Mi sono persa questo gran proprio finale. Proprio a schiaffi è finito. Si sono menati. Ma sono usciti separati o insieme? Allora, sono usciti separati. Okay. Poi, dopo il falò di confronto, Filippo è andato a vedere un mese dopo a che punto sono le coppie e in quel momento hanno detto che stavano per riavvicinarsi, quindi separati e poi si sono riavvicinati. Antonella ha detto: lo amo troppo, quindi non posso fare finta ma... di niente. Ti ma chiedo una cosa, aspetta. Antonella, dopo 10 Salvatore, giorni... aspetta, voglio sapere però una cosa. Si stanno riavvicinando, ma le famose chiavi all'ex, com'è finita quella storia? Lei non gliele vuole togliere, lei ha detto ufficialmente che Fabiano può entrare in casa sua quando vuole e quindi questo ha molto innervosito Pietro, che non, direi... ci sta, non vuole quest'ex così ingombrante nella loro vita. Però ormai la loro storia è finita, se l'ex mantiene le chiavi, voi cosa dite? Ma io penso che si tratta magari solamente di una relazione ormai davvero esclusivamente affettiva fra Antonella e il suo ex, quindi le chiavi potrebbe pure lasciargliele, dai. Però secondo me, cioè, ok, mantenere il, diciamo, rapporto affettivo, quello che vuoi, però insomma le chiavi di casa, cioè se lui se la pensa ed entra in casa quando sono loro due insieme... A me fidanzato, nuovo fidanzato, ma darebbe no, fastidio. Le userà solo in caso di emergenza, di necessità. Però Salvatore, lei ha detto che se fosse al contrario non accetterebbe, quindi perché questa disparità? Beh, Antonella è tutto il contrario di tutto, ma è contraddittoria. Da sempre, e ci piace proprio per questo. Pensate che lei è uscita single, poi dopo un mese stavano di nuovo insieme e dopo una settimana ha voluto fare un nuovo video per dire che ci sta ripensando, non sa se perdonarlo oppure no, quindi non si sa se questa coppia continuerà ad esistere oppure no, se stanno insieme, se si sono lasciati. Ma lui le ha chiesto di sposarla, Salvatore. Lui è innamoratissimo, nonostante devo dire che a Temptation non abbia fatto una bellissima figura. Ne è uscito un po' male, possiamo dirlo, perché si è scagliato molte volte contro Antonella con delle parole anche molto pesanti nei suoi confronti, dicendole sei... senza di me sei una fallita, non hai messo al mondo un figlio, ma... quindi non hai nessuna possibilità per il tuo futuro, delle cose molto pesanti. Certo. Ed sarebbero proprio queste affermazioni che hanno indotto Antonella in un primo momento a ripensarci e poi a ripensarci nuovamente, quindi non sa se fare pace oppure no. Ma invece la mia coppia preferita, io voglio sapere della mia coppia preferita, Manila e Lorenzo. Loro sono stati una rivelazione incredibile, davvero ci piacciono tantissimo, soprattutto Manila ha fatto un discorso bellissimo sull'emancipazione femminile, sì, perché Lorenzo vorrebbe che lei si trasferisse. Lei è una donna super indipendente. A fare la mantenuta praticamente, a non fare niente, mentre lei giustamente dice a Roma vivo, lavoro a Roma, sono sempre stata abituata a lavorare nell'arco della mia vita e soprattutto ho due figli che non posso trasferire come dei pacchi da un giorno all'altro, da una città all'altra. Quindi chiede a Lorenzo di fare un passo nei suoi confronti. Mi sa che Lorenzo cederà, Salvatore. A Firenze non fa niente praticamente, non lavora, lui è stato comunque un calciatore molto importante, molto famoso, che ha guadagnato, sì, anche molto negli anni scorsi, e quindi sarebbe più logico che Lorenzo si trasferisse a Roma. E quindi come finirà secondo te questa storia? Per il momento stanno bene, sono una bella coppia e Lorenzo la ama follemente. In realtà anche Manila è innamorata, però non vuole fare questo passo di andare a vivere a Firenze. E soprattutto questo concetto bellissimo che davvero ha riscosso un grandissimo
successo e consenso sui social da parte di molte donne, di non voler fare le mantenute, di non dover chiedere al proprio compagno dei soldi per potersi comprare una borsa. Questo è stato un messaggio bellissimo che è stato lanciato da Manila e dai Io adoro dai Manila, adoro questa coppia, sia perché lui si è rivelato molto saggio con i suoi compagni, è stato il mental coach del gruppo. Dall'altra parte, le donne di Temptation Island hanno mostrato magari troppe fragilità, magari chi è risultata troppo dipendente affettivamente, chi ha usato dei ricatti poco carini, mentre lei è stata veramente la donna per eccezione. Ecco, devo dire che anche io sono d'accordo, Manila è davvero stato un bel insegnamento anche per tutte le altre donne che invece si fanno assoggettare da questo amore. Vedi per esempio Anna Maria e Antonio, che hanno fatto un falò di confronto molto infuocato, perché Antonio lo abbiamo visto molto vicino alla tentatrice Irene, però poi alla fine è bastato un sorriso e Anna Maria lo ha perdonato. Quindi bene, Maria, ragazzi, però aspetta, ma com'è finita invece la coppia di Anna con il ragazzo più piccolo? Loro stanno ancora insieme, sì. lei è riuscita in qualche modo a scuoterlo, nonostante comunque lui si mantiene ferreo sulle sue decisioni. Per il momento è troppo giovane, non vuole un figlio e non vuole sposarla. Ma soprattutto, ragazze, questa, la coppia non ha avuto un grandissimo riscontro social, perché lei pensa solo ai soldi! Soldi! Soldi, soldi, soldi! Anche lui è stato una rivelazione comunque, mi è piaciuto tanto nei suoi ragionamenti. Avrebbe dovuto, no? Mammare. Perché anche no, una donna che no pensa solamente all'aspetto economico, voglio sposarmi, voglio dei figli, lui è ricco, lui viene da una buona famiglia, vedremo. Ha fatto di tutto con il tentatore per metterlo anche in difficoltà, non ha fatto una bella figura Anna. Ragazzi, invece inizierà Temptation Island VIP e abbiamo già alcuni rumors, alcune indiscrezioni, Salvatore. Infatti tu dici, sono triste perché è finita questa edizione, però manco il tempo di riprenderci, che a settembre ne parte un'altra, condotta di nuovo da Alessia Marcuzzi, e uno dei fratelli Rodriguez, Cecilia e Ignazio, oppure Jeremias e la sua compagna, potrebbero essere tra i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Staremo a vedere, è molto probabile che uno dei fratelli Rodriguez partecipi a Temptation Island VIP, soprattutto lo sapete, la produzione è molto vicina alla famiglia Rodriguez, e vedremo quello che accadrà. Sicuramente a settembre partirà questa nuova edizione, si registrerà naturalmente tra pochissimo, alla fine di agosto si tornerà in Sardegna a registrare e staremo a vedere, perché non è ancora certo. Non oso immaginare Cecilia e Ignazio separati. Lì, ragazzi, succederà qualsiasi cosa, perché Cecilia, da donna caliente, secondo me... Anche Ignazio non scherza, va nell'altro villaggio e prende le tentatrici a schiaffi, sono sicuro proprio. E noi lo seguiremo, Salvatore, e continueremo a commentarlo insieme. Sicuramente, Temptation Island, e poi c'è il GF VIP, un autunno incredibile. Sarà un autunno pazzesco, ma invece un'altra coppia che ha fatto tantissimo discutere, Serena e Pago. Pace fatta? Non ce la faccio più, ragazzi, perché questi qui non stanno tranquilli un attimo. Non hanno pace. Oggi, la notizia ufficiale oggi, Pago è entrato a far parte del cast di Tale e Quale Show, la nuova edizione, quindi farà Tale e Quale Show a settembre. E ormai sembrava finita questa relazione, mentre qualche giorno fa Serena ha avuto un problema con le blatte in casa, ha avuto un po' paura, e dice, raccontando questo episodio ai suoi follower su Instagram, si è lasciata scappare un piccolissimo particolare. Qualche giorno prima aveva preso un caffè con Pago per parlarsi così a bocce ferme, senza tutto quel astio che c'era stato nel momento della separazione. Quindi per il momento i rapporti sono tranquilli, non vogliono tornare insieme, però stanno per diventare buoni amici. Soprattutto Serena ha un figlio nato da una precedente relazione, Tommaso, che è cresciuto praticamente con Pago, e sarebbe proprio il motivo per cui Pago è andato a trovare Serena e quindi ha voluto amici, rivedere basta. In qualche modo questo figlio. Per il momento sì, però anche basta, perché non vorrei che poi
si dovessero riappacificare sull'isola dei famosi, poi di nuovo Temptation, poi ce li ritroviamo al GF e tra un po' ce li ritroviamo anche al telegiornale e tutto a posto. E invece ragazzi, i fiori d'arancio per Simona Ventura e Giovanni. Allora, Simona Ventura è una donna meravigliosa, io lo sapete anche voi, io la amo follemente, e ha trovato questo amore dopo la fine del suo rapporto con Géraud Carraro, è nelle braccia di Giovanni Terzi ormai da un anno e mezzo. Lui è un giornalista molto bravo e sembra aver ritrovato il sorriso. Pensate che lei è proprio certa che lui sia l'uomo della sua vita e ha addirittura parlato di matrimonio, si sposeranno sicuramente a Rimini. Pensate che se non ci fosse stato il lockdown, c'era già la data, il matrimonio si sarebbe già celebrato, invece causa coronavirus è stato tutto rimandato. Sicuramente Rimini sarà la location scelta dai neosposi. Simona ha detto che quando finirà questa emergenza sanitaria, quindi quando ci si potrà sposare senza le mascherine, perché diventa anche molto complicato gli invitati, il ricevimento, organizzare tutto, quando sarà possibile lei è pronta a sposare Giovanni, perché davvero è sicura che sia l'uomo. Sì, sembra davvero felice tra le braccia di Giovanni, riusciamo a percepire questa felicità e serenità d'animo. Tra l'altro inaspettato, perché un amore inaspettato, perché lei veniva fuori da una relazione di 7 anni con Géraud Carraro e subito dopo qualche mese, quindi davvero inaspettatamente, ha trovato questo nuovo amore. Nessuno ci credeva all'inizio, perché davvero dopo un amore grande è impossibile innamorarsi nuovamente, e invece devo dire che li vedo molto bene. Simona, secondo me, questa volta ci ha azzeccato. No. Bene Salvatore, noi concludiamo questo capitolo infinito del gossip, ti vogliamo ringraziare. Sei rimasto male. È già finito. Finito. Sono passati tutto, finito, va bene. Finito, okay. Salvatore. Finito. Ma che libro ci proponi? Aspettate, innanzitutto facciamo gli auguri a mio nipote, perché è nato proprio oggi, il 1 agosto, e oggi auguri. Compie 2 anni. Ciao, come Michele, si chiama? Auguri. Michele. Ciao Michele, auguri. Io lo conosco, è un bambino meraviglioso. Auguri Michele. Però meraviglioso. Auguri Michele. Ciao. Vai Pina, tu chi vuoi salutare? A questo punto vai, facciamo così. No Salvatore, io vorrei proprio salutare te, però con... Ah, abbiamo il libro, vai. Allora, Luca Bianchini, un libro per l'estate, Baci da Polignano, una storia d'amore incredibile. Questo è il seguito di Io che amo solo te, dal quale è stato tratto anche un film bellissimo con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, un amore che nonostante l'età continua ad andare avanti. L'ho cominciato ieri, quindi non so come andrà a finire, però ve lo consiglio perché mi era piaciuto molto il primo e sono sicuro che anche questo meriti altrettanto. Come mai questo romanzo in chiave amorosa, Salvatore? Qualcosa da dirci in diretta nazionale? Anzi, io vi devo scrivere una lettera, a Gianluca assolutamente. A settembre ve la scrivo, eh? D'accordo. E noi l'aspettiamo. Salvatore, noi ti ringraziamo di vero cuore. Senza di te questa rubrica non sarebbe esistita. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Ti auguriamo una buona estate. Grazie, è stato bellissimo trascorrere questo tempo insieme. Grazie davvero. Ci vediamo a settembre. Non ci fare brutti scherzetti, eh? Fai il bravo, grazie. Eh? Buona estate a tutti. Ciao. Bene, e anche la rubrica Gossip Edition si conclude. Io e Alessia facciamo una breve pausa pubblicità. Non cambiate canale. Gentili telespettatori, ben ritrovati. Come vi abbiamo preannunciato, siamo pronti a parlare d'amore, ma manca il nostro Cupido. Come va Alessia? Tutto bene. Un po' malinconica? Sì, perché ci avviciniamo alla fine della stagione, quindi ci sta. Però a settembre torneremo. Adesso direi proprio di collegarci con il nostro Cupido. Ma prima, sigla! Gentili
Ce l'abbiamo! Ciao Gianluca! Gianluca Lioi, opinionista televisivo, il nostro Cupido! Ciao! Ciao, come state? Un po' malinconiche. Bene. Alessia è un po' malinconica, ci avviciniamo alla fine. Ma Gianluca. Anche Pina lo camuffa, ma anche lei è malinconica. Me l'ha confessato prima di entrare in puntata. Tu come stai? Devo ammettere pure io, dai. Ma io devo dire comunque... che sei veramente figo con questa camicia. Wow, oggi è un po' floreale, dai. Per quest'ultima puntata... Ottima un po' scelta. Figlio dei fiori. Gianluca, ma quindi ci abbandonerai o ci sarà un colpo di scena a settembre? Ma ragazze, chi vivrà vedrà, si dice, no? Lo sapete che purtroppo non dipende solo da me, però lasciamo un po' la suspense. Gianluca, devi sapere che il nostro pubblico si è proprio affezionato a te, ai tuoi consigli, quindi pensaci bene. Certo, sei super gettonato. Vabbè, sono sicura che quest'estate comunque... avrai modo di schiarirti le idee e pensare al tuo futuro. Io comunque le lettere quest'estate le ricevo e sotto l'ombrellone le seleziono, poi vi mando tutto. Va bene Gianluca. Grazie Cupido. Allora grazie. Cominciamo subito, che ne dici? E inizia proprio Alessia. Inizierei con Ale oggi, sì. Allora, la prima lettera, il cui titolo dice «Io ero quella pazza, lui il perfettino, ora siamo troppo simili». Ah, ti so perché ti è capitato. Che ride, Pina? No, no, niente, andiamo avanti. Vabbè, allora... sempre queste lettere a fagiolo, come si dice. Esatto. Che volete da me, Cupido? Che vuoi da me? Cioè, siete due bulli andiamo, insieme. Andiamo. Cioè, veramente, boh. Allora, caro Cupido. Festeggio tra pochi giorni 3 anni di fidanzamento con il mio ragazzo, ma ho iniziato da qualche tempo a pensare a com'ero e come sono diventata. Mi sono resa conto che col tempo ho iniziato ad assomigliarli. Non sempre in senso positivo, forse meglio, mi sono adeguata. Io ero tra i due quella che amava uscire la sera, quell'amante della vita loca. Lui era il casalingo, ormai siamo casalinghi, entrambi. Io ero quella disordinata e pazza, lui era il perfezionista. Adesso sono maniaca dell'ordine, io ero quella che prima rideva per nulla, lui no. Adesso rido poco anch'io. E all'improvviso mi sono domandata se, senza volerlo né io né lui, questo rapporto non abbia finito per cambiarmi, sopprimendo me, lasciando posto solo a lui. Firmato Maria. Ah, pensavo Alessia. Scherzo. Ma che ride Pina, scusa, che problemi ho questa sera? Cupido, oggi un po' d'allegria. Oggi allegria, ragazzi, sì. Ma che dire, allora, sicuramente un grande amore, io credo che o ci cambia o un grande amore non è, in fin dei conti, nel bene e nel male, quando iniziamo una storia siamo delle persone e poi durante tutto questo amore possiamo anche cambiare. Certo, non dobbiamo annullarci. È normale anche venirsi incontro, giusto Gianluca? Esatto, sì, non si può parlare però di annullamento o comunque come vuoi, di plagio, ecco. Io ecco inviterei la nostra Maria a fare una sorta di lista un po' in testa sua e quindi cercare di capire quali sono quelle caratteristiche che le mancano e invece quelle che pensa di aver preso da questo ragazzo. Ma anche se perché poi, ecco... Gianluca, se me lo lasci dire, cambiamento ok, ma deve essere un evolversi, non un retrocedere, un annullarsi, no? Cioè deve mantenere la sua natura, Maria. Non anche deve... se si tende un po' poi ad assomigliarsi con l'altro, no? Dipende anche da che tipo di personalità hai. Se hai una personalità forte, mantieni la tua natura pazza, divertente, continui a ridere anche da sola, ma continui a ridere. Esatto, quindi ecco, io proprio invito Maria a fare una sorta di lista in testa sua. Se poi l'ago della bilancia penderà solamente sulle caratteristiche negative, la invito, come dire, a riconsiderare poi questo grande amore. Diversamente, invece, continuare questa storia e magari portare il suo ragazzo proprio verso quelle caratteristiche che le mancano. E poi, ragazze, non sarà un po' di vita loca insieme a fare male, no? Magari. Beh, allora vita loca! Ricky Martin! E si balla, wow. Si balla sempre questa come sera. Si balla, si balla. Ragazzi, sarà loca la vostra estate, ragazze, come sarà?
Molto loca, muy loca. Muy loca? Muy loca caliente. Muy caliente, muy loca y muy caliente. Io direi a Pina, anziché fare la Bene, bulletta, di leggere la prossima lettera. aia. dai, ascoltiamo. Vai. Una ragazza disillusa. Beh, il titolo è già abbastanza. Già Vabbè, andiamo avanti. indicativo. Fin da piccola, come tutte le bambine, sognavo che il mio principe azzurro fosse come mio padre, premuroso, protettivo e capace ogni volta di sorprendermi con mille sorprese. Con lui ho sempre avuto un legame simbiotico, l'ombra che seguiva ogni mio passo. Oggi ho 30 anni e la realtà che fantasticavo è un po' diversa. Mio padre, dopo la separazione da mia madre, da un po' di anni si è rifatto una vita, lontano da casa e con un'altra donna che lo ha assorbito completamente, facendogli dimenticare di me. Ciò che ormai ci unisce sono soltanto quelle fastidiose telefonate per questione di soldi e per contenderci l'unica casa a me intestata che abbiamo al mare in Calabria. Che ho un modo di vivermi per, che non ho modo di vivermi per un veto da parte della sua nuova moglie. Pensa che tra qualche giorno andrò in ferie e non potrò essere libera di andare a casa mia e farmi magari qualche bagno insieme a mio padre, ma di questo lui sembra proprio non interessarsi. Cosa mai potrei aspettarmi dagli altri se mio padre è il primo uomo a deludermi? Firmato una principessa disillusa. Beh, Gianluca, che Ah, tematica, mazza. che Ma tematica. esistono davvero padri che riescono ad annullarsi, a farsi totalmente annullare dalle mogli, dalle nuove mogli? Ma ragazze, noi nel corso di questa rubrica abbiamo spesso detto che i genitori poi sono poi come tutti noi, con le proprie emozioni, con le nostre esigenze. Ovviamente quando siamo un po' piccoli, in qualche modo mitizziamo sempre i nostri genitori, portandoli un po' alla figura di eroi, no? Però ecco, crescendo dovremmo poi un po' imparare a far cadere questo mito e ad accettare che un padre o una madre possono a volte cadere ed essere deboli. Voi che dite, ragazze? Eh sì, è un po' forte come cosa, perché comunque da un lato ti aspetti che in quanto padre, no, diciamo che soddisfi le tue aspettative, cioè non ti aspetti che Sì. si faccia plasmare, plagiare da un'altra persona, quindi ci rimani inevitabilmente male tu da figlia. E poi, come si suol dire, al primo posto sempre i figli, no, Gianluca? Come può un Certo, figlio assolutamente. diventare una seconda, lasciamelo dire, scelta, no? In questo caso non può primeggiare, cioè in realtà ognuno ha i propri ruoli all'interno di un nucleo familiare, anche allargato. Assolutamente, sì, ovviamente un figlio dovrebbe avere sempre la priorità, però ecco, quello che io posso consigliare alla nostra principessa disillusa, che poi può essere ognuno di noi, no? Posso E, essere come dire, anch'io? a... sì, ma anche io, diciamo, ad accettare proprio che a volte questo mito deve cadere, no? Di questi genitori invincibili, e proprio questo può aiutarla ad accettare... appunto che si può anche sbagliare. È Perché poi proprio, purtroppo diciamo... Gianluca, purtroppo e per fortuna, no? Ovviamente è sì un genitore, dall'altro punto di vista è anche marito, no? Marito, insomma, compagno, quello che sia. Quindi È un po' scomoda la magari posizione molte in cui volte, si in trova. quanto fragili, ci si lascia andare a certe dinamiche, non si vorrebbero creare altre dinamiche, magari peccare da genitore, però accade, purtroppo sono situazioni davvero scomode. Ma secondo te la Sì, nostra sono... principessa disillusa dovrebbe lasciar perdere e quindi organizzarsi le vacanze da sola o dovrebbe provare a ricucire i rapporti col padre e con la nuova moglie in questo caso, nonostante il rifiuto del padre? Ma sicuramente recuperare un rapporto con un padre... Qualcosa di inestimabile. È fondamentale, sì. Quindi cercherei comunque di andare fino in fondo, quantomeno per provarci,
Poi, insomma, a 30 anni, comunque mi sembra di capire che la nostra principessa abbia 30 anni, sia comunque forti e si avranno i mezzi per superare le delusioni. Quindi noi invitiamo la nostra principessa a continuare a sognare e magari ci sarà un amore di cui si innamorerà che non cambierà mai. E io quindi vorrei cogliere dedichiamo l'occasione per salutare tutti i padri d'Italia, in particolare il padre di Alessia, che è un uomo spettacolare, il è un mio, grande padre. Il mio amore. Ah, mi fai allora emozionare. Salutiamo tutti i padri, dai. Dai, comunque, tutti i padri. Giallo, noi siamo emozionate, ciao. Vai, leggi. Anzi, no. Dai. Che colonna sonora accompagna mandiamo la nostra lettera? Almeno tu nell'universo. Oh, dai, vai, la dedico dai a mio padre. Gianluca, ti sei un po' emozionata. Davvero. Gianluca, ti sei un po' spento. Che è successo? Ti ho visto con lo sguardo un po' giù. Che stavi pensando? No, ragazzi, stavo pensando alla prossima lettera, perché anche la prossima lettera ci sarà abbastanza da dire. Oggi c'è un clima, avverto un clima un po' strano, un po' malinconico, nostalgico. Siamo tutti un po', non lo so, è impressione mia. Un po' commossi. Sarà un po' commossi, comunque sarà la prossima questa, lettera so, ce la manda. Vabbè. Vai Gianluca. Ma voi mi sentite bene, ragazzi? Perché mi sa che ho anche un po' di ritorno strano, quindi a volte mi blocco. Oggi di tutto. Noi ti sentiamo alla perfezione. Ok. Alla ricerca di una nuova vita. Caro Cupido, a 35 anni sento il bisogno di cambiare vita, spezzare quella routine che ormai mi annoia e mi fa sentire insoddisfatta. L'azienda di famiglia in cui lavoro da anni è diventata per me come una prigione, un impedimento alla mia realizzazione personale e alla mia libertà. Da qualche mese ho conosciuto tramite amici in comune un ragazzo poco più piccolo e la spinta dentro di me a mollare tutto e a trasferirmi da Roma a Parma, dove vive, si è fatta ancora più forte. Quando gli parlo di questa possibilità, oddio scusate, lui non sembra darmi... Cioè, Gianluca, ti vedo tremare, ma che stai facendo? Ride mentre no, legge. Poi ognuno si può rivedere in questa lettera, mi ricorda una persona Mamma, che io conosco. Mi sono persa. Allora, vai. Scusate. Quando gli parlo di questa possibilità, lui non sembra darmi troppo corda, quindi non riesco a capire se sarebbe felice o meno di questo passo, aggiungendo inoltre che per lui trasferirsi a Roma sarebbe comunque più facile chiedendo un trasferimento al lavoro. Non so proprio cosa fare, rimanere a Roma comunque vorrebbe dire continuare una vita che mi rende infelice, mentre trasferendomi da lui potrei iniziare qualcosa di appagante di cui però ancora non ne ho certezza. Che mi consigli? Firmato Ilaria. A me questa Ilaria mi sembra un pochino confusa, cioè ha mixato un po' l'infatuazione nei confronti di questo ragazzo con la sua voglia di cambiare vita, non si sa quale abbia più peso. Esatto, anche perché è una donna realizzata, sì, già un'attività lavorativa, quindi vuole mollare tutto e trasferirsi da lui, ma su quali basi, Gianluca? Ma sì, diciamo che è un po' confusa, perché da una parte c'è questa spinta per una realizzazione personale, però dall'altra poi mischia un po' questa infatuazione con questo ragazzo, però mi sembra di capire poi non ci siano le basi per fare un passo del genere. Quindi io, cara Ilaria, ti consiglierei un po' di pensarci bene, perché poi dipendere da un uomo per una scelta del genere potrebbe un po' ritorcersi contro, ragazze, perché poi magari, come si dice, si rimane con un pugno di mosche. Mi dispiace essere così diretto oggi, però dai, ci può stare. Poi bisogna compiere delle scelte prescindendo, ahimè, dalla persona amata, perché la propria autonomia, vita, esatto, la propria strada è la cosa inequivocabile. La propria realizzazione personale, soprattutto. Sì, bisogna perseguire la propria realizzazione, sì, indipendentemente dagli altri. Poi, ecco, cara Ilaria, ricordati che ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi, e questo è proprio un verso di una canzone di Laura Pausini che invita proprio ad ascoltare il nostro cuore quando abbiamo delle domande per le quali non abbiamo delle risposte. Quindi diciamo ad Ilaria di ascoltare il suo cuore. Vai, sentiamola. Ascolta il tuo cuore. Dai. Ascoltiamola anche noi. Alessia,
proprio il microfono, cioè non solo il microfono incorporato qui sulla maglietta, anche la penna fa da microfono. Mi e sono si sentita per un attimo Laura Pausini, ne sapete voi? Ci vuoi fare qualche vocalizzo, qualche nota alta? Cosa voglio fare? Se vuoi, qualche nota alta. Se vuoi cantare, ti va di se cantare. Volete interrompere la puntata adesso, va bene, chiude tutto. Se no dedichiamo la prossima rubrica di Talent, ci pensa lei. Così fallisce proprio il canale 264 Cusano Italia TV. Vai Alessia, vuoi leggere la prossima lettera? Va bene, allora. Come siete vestite carine anche oggi. Grazie. Sì, abbiamo riproposto lo stesso look in chiusura, perché ci è piaciuto molto questo abbinamento nella scorsa puntata. Esatto. Ci siamo riviste e abbiamo pensato, per l'ultima puntata, perché riproponiamolo. Non rifarlo? Riproponiamolo. Alle gemelle Kevlar, esatto. Io approvo anche oggi, ragazzi. Col nuovo colore di capelli di Pina, che già la scorsa puntata lo aveva. Io un colore nuovo a puntata, non è una parrucca. La prossima, a fine estate spunterà quei capelli blu. Sì. Non voglio pensare come inizierei la prossima stagione del Pettegolezzi. E chi lo sa, surprise. Sorprende sempre Pina. Sorpresa. Vai, allora, vado avanti. Allora, la prossima lettera è titolata Amore e convivenza. Caro Cupido, a breve io e il mio ragazzo andremo a vivere insieme, ma sono alquanto preoccupata. Io sono una persona abbastanza metodica, ho un programma di pulizie quotidiane per casa mia e una routine igienica molto ferrea. Tengo le mie unghie corte, mi lavo i denti 3 volte al giorno e più, se mangio qualcosa fuori pasto, la vasca da bagno è il mio pensiero ricorrente. Lui proviene da una famiglia per così dire un po' disordinata, così come del resto lo è la casa in cui vive, che non ho mai visto pulita. Peli del cane ovunque, piatti sporchi in cucina da giorni, quintali di panni sporchi buttati in lavanderia. Sempre lettere fantastiche mi date. Lo amo davvero tanto, anche se vorrei si curasse un po' di più, come ad esempio tagliarsi le unghie che continuano a graffiarmi per quanto sono lunghe, per non dire quanto sono sporche. Dimentica anche spesso di lavarsi i denti, non dico la puzza di fumo che emana ogni volta appunto che ci baciamo per via delle sigarette. Non parliamo poi delle lenzuola del letto, le stesse per settimane intere senza cambiarle. Vabbè, ragazzi. Ora, povera Lorena. Ora che stiamo per andare a vivere insieme, non voglio fare la parte della madre che rimprovera il figlio continuamente, ma vorrei un fidanzato responsabile accanto che mi aiuti nelle faccende quotidiane. Che faccio, Lorella? Scusate, io devo dire subito Lorella. La mia. Lorella, vai a Lourdes, immergilo nelle acque sante, lo fai purificare. Lorella scappa. Perché... Ma quali aspetti avranno fatto sì che Lorella si innamorasse di quest'uomo? Perché, insomma, ragazzi, l'igiene è al primo posto, penso, no? Ma me lo sto chiedendo anche io, cara Lorella, insomma... Diciamo che da questa lettera non esce proprio bene il tuo ragazzo, quindi... Mi trovo un po' in difficoltà, ragazze, oggi. Ma io direi, prima di tutto, deve tagliare le unghie al suo ragazzo mentre dorme, magari, così non la graffia più. No, cioè, infatti, perché... Poi un bel pacchetto in beauty spa. Ma voi... Ma cioè, qui ci vuole un miracolo, sempre... ragazzi! Ci vuole un miracolo, anche, vabbè, la convivenza solitamente... È un passo un po' arduo che fa temere un po' tutti, perché poi si incontrano le abitudini di due persone, no? Però in questo caso mi sembrano proprio gli eccessi, perché da una parte Lorella, da una parte molto ossessiva però, che come pensiero ricorrente ha questa vasca da bagno, poi però abbiamo questo ragazzo che proprio questo pensiero non ce l'ha, quindi proprio i due opposti che si attraggono, però d'altronde si dice così. Allora io direi una cosa, direi di dedicare questa canzone che ci calza a pennello. La vasca, voglio pure un attimino la regia, voglio la pure che fate il balletto assieme alla canzone. E chi se lo ricorda? E vai. Super coordinati, come sempre. Sì, vabbè, io non me lo ricordavo, diciamo, ho improvvisato. Vabbè, dai, mi siete piaciuti. Tocca a me. Vero, prossima lettera. Vai. Vado. Io desidero dei figli, lei no. Possiamo restare insieme? Questa è la tematica della prossima lettera. Caro Cupido, fino a che punto è giusto sacrificarsi per la persona che ami?
Io e lei stiamo insieme dai tempi dell'università, abbiamo la nostra casa, un buon lavoro, una vita di interessi, amicizie, viaggi. Se non fosse che da tempo io manifesto la voglia di un figlio, figlio che lei però non desidera e mai desidererà. Quello che era un bellissimo rapporto si sta rovinando sempre di più. Le dice che non vuole rinunciare al lavoro conquistato con anni di sacrifici alla sua libertà per realizzare un desiderio che è solo il mio. Temo che la nostra storia sia destinata a finire, ma credo che sarebbe ancor più doloroso che lei reciti la parte della mammina felice mentre rimpiange la sua vita di prima. Cosa dovrei fare? Assecondare il mio desiderio di diventare padre o sacrificarmi per la nostra storia? Firmato Antonio. Beh, diciamo una lettera completamente differente questa. Da quella precedente, esatto. Ma diciamo ragazze che oggigiorno ancora c'è un po' questo pregiudizio nei confronti della donna, che necessariamente si vuole a tutti i costi che una donna sia anche una madre, però no ragazze, non è così. Certo, poi, non è mica detto che una donna voglia necessariamente diventare esatto. Madre, non è detto e comunque non può essere minimamente imposta una cosa simile. Esatto, perché poi è un istinto così naturale che se solo la persona che lo vive lo può sentire o meno. Però nessuno questo poi punto, può essere in grado. Però a questo punto, cioè, penserei che Antonio, insomma, se la sua priorità è diventare padre, che ci sta, magari non ha trovato la donna giusta, per quanto magari possa amarla, però non può darle quello che lui vorrebbe, quindi magari ha sbagliato donna. Sì, diciamo ecco che davanti a lui c'è un grande bivio, no? Perché da una parte dovrebbe rinunciare a questa donna però per un figlio, dall'altra però se non avesse un figlio però avrebbe diciamo questa donna. Quindi si trova Ernest davanti Hemingway, a un bivio, ragazzi. Antonio, cosa gli consigliamo? Sì. Ma ecco, diciamo che Hemingway diceva che ai bivi più importanti della nostra vita non c'è segnaletica, no? Quindi la segnaletica la deve trovare un po' dentro di lui, e quindi, come dire, io consiglierei di trovare le risposte dentro di lui a fare un po' a modo suo. Quindi ti dedico proprio questa canzone di Elisa che si chiama A Bellissima. Modo Tuo, caro Antonio. Vai, regia. Ascoltiamo. Oggi sono in mood concerti perché mi mancano tanto, spero possano ripartire al più presto. Ce lo auguriamo. Tutti sì. I tour Speriamo. Pazzeschi di cantanti fantastici. Gianluca, è arrivato il momento allora di leggere l'ultima no. lettera della posta del cuore. Della stagione, direi. Leggiamo, allora, sono identica alla sua ex e se fossi solo una sostituta? Allora, caro Cupido, ormai sono mesi che un problema mi assilla. Ho stretto una relazione con un uomo separato, tra noi è stata una sorta di colpo di fulmine. Da subito lui si è dimostrato innamorato, attento e premuroso. Io stessa mi sono sorpresa di quanto rapidamente sia stato pronto a buttarsi e dichiararsi innamorato. La sorpresa però è finita quando per caso mi ha mostrato una foto della sua ex moglie. Cupido, le assomiglio moltissimo, i miei capelli, le mie espressioni. Tutto a quel punto mi si è rivelato chiaro, quest'uomo sta cercando in me una sostituta della donna che ha perso e benché io non possa lamentarmi in concreto di nulla, questo è un pensiero che mi assilla e che mi fa sentire nel posto sbagliato, il posto di un'altra. Credi che io mi stia facendo troppi problemi? Firmato Sofia. Beh, io non lo vedo un problema poi così grande. Magari anche Sofia sarà stata attratta dagli stessi tipi di uomini, Cupido. Ma sì ragazze, comunque è inevitabile che ognuno di noi poi cerca sempre un po' le stesse caratteristiche in una persona, no? Ovviamente poi ogni storia è sé, le emozioni che si vivono con una persona sono sempre differenti, però ecco, magari una persona può avere poi quelle stesse caratteristiche che ci piacciono e quindi ecco, io non condannerei quest'uomo. Evidentemente ci sono delle caratteristiche che a lui piacciono, poi ognuno di noi ha un modello. Ragazze, pure voi magari siete attratte da un modello particolare, no?
Sì, diciamo non proprio un prototipo, però magari certi lati che possono piacere li abbiamo in un ragazzo, li abbiamo ritrovati anche in altri ragazzi, Però cioè io nel direi, senso sì, scusami, sì. finisci. No, ecco, quindi magari è proprio così, si ricercano i lati che più ci piacciono. Anche perché non possiamo allontanarci troppo si può essere diversi esteticamente, ma caratterialmente, essendo delle donne adulte, sappiamo ciò che è più idoneo, no? Per una Ma sì, relazione duratura, Gianluca. assolutamente, poi ecco, ripeto, le emozioni che ogni storia ci può dare sono sempre differenti, quindi secondo me forse sotto sotto c'è un po' questo fantasma che vive però Sofia, forse è lei che si sente un po' minacciata, però cara Sofia, viviti questa storia non cercando di trovare qualcosa che non vada quando poi non ci sono dei motivi per farsi dei problemi. Poi certo, se Quindi lui ragazzi, dovesse io... avere atteggiamenti ambigui, come a ricordare sempre l'ex, a un certo punto dice aspetta, che ci sto a fare qui? Però se si tratta magari di un'estetica simile, cioè alla fine a rendere unica una persona è, diciamo, l'anima, no? Il temperamento, tutta una serie di cose, non penso che saranno simili come persone. Tu mi stupisci Ma sempre, esatto. perché sei proprio di una È saggia profondità la nostra d'animo. Ma che ho Alessia. detto? Ho fatto un ragionamento La nostra normale. Alessia Cupido. Un ragionamento normale, non voglio rubarti il lavoro, Gianluca. Comunque ragazzi, io ho preparato una canzone proprio in chiusura di questa meravigliosa stagione insieme a voi. Io colgo l'occasione per ringraziarvi perché mi avete fin dal primo giorno accolto con il sorriso e sono stato benissimo. Grazie. E concludo proprio con una domanda. Gianluca, Come si fa a scusa, prima di salvare... concludere, noi ringraziamo te perché senza di te questa rubrica non avrebbe avuto una riuscita, possiamo dirlo, no? Ci hanno scritto davvero in tanti, così a bomba, come si suol E io voglio dire. aggiungere Gianluca, davvero, non per cadere nella banalità, sei stato strepitoso e soprattutto molto originale. Hai un'anima Va davvero bene. sensibile. Adesso basta perché Va già bene, sta scendendo mi la fate lacrimuccia. piangere. Allora io rimarrei con una domanda che dice: dimmi come posso salvare il mio cuore. Allora mandiamo Alexia con questa domanda finale che aprirà poi la prossima stagione. Vai. Andiamo. Wow, dove te ne vai stasera, Gianluca? Stasera vi vengo a prendere e festeggiamo questo successo di questa prima stagione, ragazze. E Quindi noi non vediamo preparatevi. l'ora, ti aspettiamo e ti aspettiamo anche a Ci settembre, metteremo al pensaci lavoro per la bene. prossima stagione. Non deluderci. Un bacio. Ragazze, per Grazie. ora Buona rimango serata, qua. Gianluca. Alessa. Ciao, ragazze. Ciao. Ciao. Bene, Bene. adesso facciamo Coordinate come sempre. coordinatissima, facciamo una breve pausa Breve perché break. tra poco ci sarà un campione olimpico di pallanuoto. Mi raccomando, Tra restate con poco. noi. Gentili telespettatori, adesso è arrivato il momento della rubrica Talent Show. Come vi abbiamo preannunciato, abbiamo con noi un ex campione olimpico per la disciplina di pallanuoto. Stiamo parlando di Massimo Giacoppo, attuale difensore e capitano dell'Ortigia e della nazionale italiana. Ha vinto con gli azzurri la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Però prima di presentarlo, guardiamo proprio il suo video di presentazione. Massimo Giacoppo, capitano dell'Ortigia Pallanuoto. Ringrazio Pina e Alessia per avermi invitato e vi aspetto tutti sabato sera sul canale 264 del Digitale Terrestre. Ciao! Ciao Massimo! Buonasera Massimo! Ciao, ciao, Ci buonasera a sei? Buon tutti. sabato sera! Grazie anche a Per voi. noi è un onore averti qui come Esatto, per noi ospite. è un onore averti come ospite in quanto sei un ex medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Com'è stato, Massimo, questo traguardo? È passato molto tempo? Grazie, grazie per ricordarmi che è passato molto tempo. No, è stato bellissimo perché insomma è stato un
un percorso molto lungo che alla fine mi ha portato a raggiungere quel traguardo. Quindi dietro quella medaglia ci sono grandi sacrifici, ma anche grandi soddisfazioni. Per cui lo ricordo sempre, penso che lo ricorderò a vita con grande piacere e grande soddisfazione. Il video, se ti va lo guardiamo insieme così poi lo commentiamo. Massimo, abbiamo visto queste immagini molto suggestive. Io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai in vasca? Beh, intanto grazie per avermi fatto rivedere queste immagini, sono sempre molto emozionanti anche È dopo un vero, istante. anche per noi sono state emozionanti. Sì, mi fa piacere condividerle con voi. Sai, ogni attimo di questa immagine è un'emozione, anche perché ti ricorda tutto quello che c'è dietro, che c'è in mezzo, e proprio anche l'emozione che sentivi durante queste immagini. Per cui è bellissimo, sento proprio l'adrenalina salire ogni Massimo, ma immagine. cosa succede sott'acqua? È lì che si disputa la vera partita, ammettiamolo. Poi da buon siciliano come te, raccontaci cosa accade. Beh, accade un po' di tutto, un po' di tutto, però il nostro sport è caratterizzato da una grande, insomma, grande lealtà, per cui potrebbe succedere di tutto, ogni tanto succede che ci sia qualche colpo proibito, esca qualche naso rotto, qualche zigomo spaccato, però per lo più devo dire che è uno sport molto corretto e leale, i giocatori sono tutti molto, molto leali, appunto per cui alla fine riusciamo a finire le partite tutti, quasi sempre tutti sani e intatti. Massimo, possiamo dire che tu sei stato e sei ancora un talento per la pallanuoto, ma dobbiamo anche ammettere che non c'è una tradizione forte nel nostro paese per questa disciplina. Ci sono dei talenti emergenti? Beh, sì, devo dire che effettivamente in Italia la pallanuoto negli ultimi anni sta rendendo molto molto bene, sta dando grandissime, grandissime soddisfazioni. E da quando l'attuale coach Sandro Campagna è arrivato alla guida della nazionale, ha impostato un discorso soprattutto sui giovani, sulla crescita dei giovani, per cui abbiamo incominciato a vincere dal 2010, abbiamo vinto la medaglia d'argento da Zagabria. Da allora ogni anno si è arrivato quasi sempre sul podio, per cui si è data una continuità a quei risultati. Non sono stati soltanto risultati sporadici che sono arrivati per caso, ma sono stati frutto di un percorso
che dura tuttora. Infatti sono dietro di noi, dietro di me, che appartengo ormai a una generazione di vecchietti per la pallanuoto, Ma sono no, dai. partito. Ma a proposito, Massimo, parliamo di te. Tu, gli ultimi anni, sei stato tantissimi anni nella Prorecco, io mi sono informata. Correggimi se sbaglio. Garantisco, sei aggiornata per bene, guarda. E poi a un Adesso certo vi interrogo. punto, cosa Massimo? Adesso vi interrogo, vediamo se vi siete aggiornati Vediamo bene. un po'. E poi a un certo punto decidi di tornare in Sicilia, perché lo ricordiamo, tu sei siciliano, originario di Messina, e diventi il Esatto. capitano dell'Ortigia. Come mai questo ritorno alle origini? Intanto mi fa piacere questa domanda perché è molto originale, devo dire. E poi soprattutto prende una parte, diciamo, sentimentale e emozionale della mia carriera, perché come tu ben sai, il Recco è la squadra, diciamo, più forte del mondo. Per cui io ho fatto 7 anni al Recco, quindi lontano da casa e anche in una regione molto diversa da quella che è la mia, quindi dalla Sicilia. E poi, scaduto il contratto con Recco, avevo di fronte diverse scelte. Tra le quali appunto quella di Siracusa, che in quel momento non era una squadra sicuramente tra le migliori nel campionato di A1. Però la mia scelta è stata soprattutto dettata dalla mia voglia di tornare in Sicilia, di tornare a vivere appunto la vita siciliana, la terra, i miei cari, i miei Poi siamo amici. un bel salottino di Esatto. siciliani. Lei è Esatto. catanese, io più o meno limitrofo a Cefalù, quindi nel Quindi palermitano, e sfondo tu la nel porta messinese. Massimo, quindi possiamo dire che l'Ortigia negli ultimi anni ha cambiato volto grazie a dei giocatori di grande professionalità e grazie a un grande coach, ad una società che ha investito bene sui nuovi volti. Assolutamente, assolutamente. Infatti, quando sono andato a Siracusa, ho sposato il progetto della società, che era quello di tornare tra le prime posizioni del campionato italiano. Tornare neanche tanto, perché effettivamente non c'era mai stata l'Ortigia così in alto. Però questo progetto era stato ben supportato dalla società, che poi ha investito nei giocatori chiave, negli allenatori chiave, che poi hanno portato adesso nel momento migliore, insomma, era quello pre-Covid, che era il momento in cui il momento migliore della storia dell'Ortigia. Quindi Massimo, eravamo. Sì, Massimo, dimmi. sappiamo che tu, abbiamo detto che sei un difensore, ma Sì. hai un soprannome che ti danno in squadra per il quale sei conosciuto? Beh, sì, qualche soprannome ce l'ho, insomma. Vai, vogliamo saperlo. È un po' imbarazzante, Ma non ti vergognare di noi, tranquillo. soprattutto davanti a due signore. Però no, ti spiego prima di tutto il motivo, Vai. perché sennò poi sembra strano. Io ho sempre avuto, come vedi, questo capello un po' particolare, no? Questo capello che assomigliava a un casco di banane sin da piccolo, no? Quindi da quando avevo 17 anni e giocavo a Messina sono stato soprannominato Banana, per cui tuttora, diciamo, Più gli che altro il amici capello della. lungo è impegnativo, Massimo, con questo tipo di sport. Brava, esatto. No, sono Buono per molto me. belli comunque. Mi ricordano un po' Maldini ai tempi d'oro. Grazie per il paragone, apprezzo molto. Massimo, tu hai toccato un argomento importante, delicato, quello del coronavirus e del lockdown. La pallanuoto, però, pare che sia stato definito uno sport a basso rischio, e quindi si era parlato anche di continuare il campionato. E poi invece cos'è accaduto? Beh, poi effettivamente bisogna andare incontro non solo alle possibilità che effettivamente sono bassissime non solo nella pallanuoto, ma nelle piscine in generale, nell'ambiente dove c'è acqua, cloro, il contagio è effettivamente molto, la possibilità di contagio è molto basso. Però il coronavirus ha insomma, effetto domino. Sì. Ha causato anche dei problemi economici non indifferenti, per cui tante società, tanti presidenti hanno scelto di riposare, diciamo, con qualche mese di anticipo, di annullare la stagione con qualche mese di anticipo per rifiatare, quindi dal punto di vista economico, esatto, quindi riprendendo fiato per far ripartire la prossima stagione a settembre in maniera più decisa e solida.
Massimo, ma senti, ma quando smetterai di giocare? Spero per te il più tardi Ma lui non possibile. smetterà mai, Alessia. Vabbè, cosa deciderai di fare? Cioè, vorrai restare all'interno dell'ambito? Vorrai ritagliarti un tuo ruolo, un tuo spazio? Hai già in mente qualche progetto, qualche idea? Tanto è vero che noi giocatori pensiamo di non smettere mai di giocare, perché effettivamente siamo fortunati a fare quello che facciamo, perché insomma abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro, per cui non vorremmo mai smettere. Però effettivamente io qualcosina, qualche idea ce l'ho già, E insomma, l'hai ma. anche realizzata perché sappiamo che tu sei l'attuale dirigente di una nuova squadra del Messina, la Power Team, giusto? Allora ti sei informata veramente bene, brava. Vedi, Massimo. Io sono oggi quella un po' impreparata, scusate. Sì, effettivamente è vero, ho sposato questo progetto che era insieme al progetto di tornare in Sicilia, tornare a giocare a Siracusa. C'era questi amici che erano già i fondatori di questa società, che è la Power Team di Messina, con la quale sono sempre rimasto in contatto. C'era l'idea, il sogno di gestire qualche impianto sportivo, qualche piscina in realtà. Quando sono venuto a Siracusa, questo sogno si è realizzato, per cui io adesso, in questo momento, gestisco con questa società due impianti natatori, tra i quali quello dove sono nato, dove sono nato sportivamente a Messina, lo gestisco adesso, per cui è anche un giro, no? Sai, Sì. tanti amori, giri immensi e poi ritornano, quindi questa è una cosa molto bella Massimo, ma pensare. la tua è una passione ereditata? C'è qualcuno in famiglia che ha praticato questo sport? In realtà avevo la mia cuginetta che faceva sincronizzato, e allora, insomma, ovviamente sincronizzato non faceva proprio per me, per cui me l'ha portata in piscina. Mi ha fatto fare nuoto in realtà, quindi io ho fatto dai 6 anni ai 16 anni nuoto. E poi sono passato alla pallanuoto perché, insomma, conoscendo lo sport di squadra ci si innamora immediatamente ed è inevitabile il passaggio. Ma quale consiglio ti senti di dare a tutti quei ragazzini che intraprendono questo percorso e decidono di affrontare questo percorso che non è facile? Ma io do sempre lo stesso consiglio che è stato un po' la forza motrice della mia carriera, ma soprattutto dei sacrifici che ho fatto. Che è il consiglio di seguire semplicemente la propria passione, perché quando si segue la propria passione, i sacrifici, gli sforzi, i doppi allenamenti o andare a scuola assonnati, insomma, pesano molto meno. Per cui quando c'è l'entusiasmo, soprattutto si è giovani, non si ha paura di fare qualche sacrificio in più, anche di studiare in orari assurdi, perché poi io effettivamente Tu sei lavoravo un laureato, po'. Massimo, vero? Sì, io sono laureato in economia del turismo e ho preso anche un master proprio a Roma in diritto e management delle sport. Complimenti. E questo non lo sapevi. No, lo sapevo, infatti ho detto sei laureato. Lo Era sapevo pure io, ho fatto i un'affermazione complimenti, infatti. anche. Massimo, com'è cambiata la preparazione atletica negli anni? Perché tu hai iniziato giovanissimo e ancora stai continuando chiaramente ad allenarti, ma com'è cambiata? È cambiata tantissimo, perché effettivamente adesso si va sempre di più verso una forma fisica quasi perfetta, perché sono migliorati i metodi di preparazione, le conoscenze, gli studi sono migliorati sempre di più, per cui se prima certi dettagli andavano o potevano essere trascurati, adesso si ha una preparazione veramente a 360 gradi che va dall'alimentazione al riposo, all'allenamento in acqua, all'allenamento in palestra, veramente maniacale, per cui adesso gli sportivi sono dei veri e propri professionisti che devono soprattutto gestire i tempi morti, soprattutto quando si raggiunge una certa età come la mia. Non basta l'allenamento, ma è importante anche la gestione del riposo. Ma Quindi quante ore ti anche questo. alleni al giorno? Guarda, in genere facciamo due allenamenti al giorno che possono andare dalle 3 ore del mattino alle 2 ore di sera, quindi facciamo 5 ore al giorno Sicuramente questo. sarai sfinito a fine allenamento. Beh, sì, c'è un po' di stanchezza, sì, Ma oltre infatti. alla Le pallanuoto, Massimo, quali sono le tue passioni? E mie passioni, beh, trovi il tempo, chiaramente, perché non è detto. a me piacciono tutti gli sport.
veramente mi appassiono ogni estate, quando noi abbiamo il periodo di pausa, diciamo da quando non sono più in nazionale, abbiamo qualche mese di pausa, quindi d'estate mi appassiono sempre a uno sport diverso. Quest'anno per esempio sono appassionato alla mountain bike, al windsurf che ci andavo già da qualche anno, al padel per esempio, perché mi piace molto spaziare, in quei mesi di pausa è bene dare un... Quindi sport a 360 gradi. Ma c'è qualche compagno a cui sei più legato? Che domande? Sì, perché quei compagni con i quali condividi, soprattutto in nazionale, come saprai, in nazionale si fanno 2 o 3 mesi di preparazione prima dell'evento, che può essere l'Olimpiade, può essere il Mondiale o l'Europeo. Per cui capita che passi 2 mesi con la stessa persona in stanza, quindi che vedi più della tua fidanzata. Per cui con qualche giocatore in particolare, come Dani Fiorentini, che tra l'altro è un ragazzo di Lugano, quindi immagino uno di Lugano, uno di Messina, proprio il giorno e la notte, ci siamo legati tantissimo perché abbiamo condiviso dei momenti veramente molto, molto importanti e molto intensi, perché poi quello che vediamo adesso sono le vittorie, ma ci sono state anche tante Massimo, sconfitte. prima di chiudere, un'ultima domandina, ma tu sei una persona scaramantica, hai dei rituali pre-match? Cerco di farlo sempre meno, cerco di farlo sempre meno, Questo anche che se vuol perché dire? lo ero moltissimo prima. Poi andando avanti con gli anni cerchi anche E di cosa fare ammenda. facevi prima? Ma Alessia guarda, vuole sapere tutto nei dettagli. non c'erano dei riti particolari, c'erano semplicemente il fare quello che avevi fatto la settimana prima, il sabato prima, se la partita era andata bene. Quindi se andavi in piscina prendendo una determinata strada e il sabato prima la partita era andata benissimo, allora la riprendi, no? Oppure se ascolti quella canzone prima della partita, allora la riascolti perché dici ha portato bene. Fin Quindi quando poi la dovevi partita compiere le stesse azioni identiche della partita precedente che era andata bene. Ma va bene. Esattamente, pensa tutto il te. rituale. Queste sono fissazioni, però ti capisco tantissimo. Massimo, Sì, questo è quando pure. ripartirai? Quando riprenderà il campionato? Se Allora, riprenderà? riprendiamo, no, ad oggi dovrebbe riprendere tutto, quindi tocchiamo ferro e speriamo che riprenda tutto. Sappiamo tutti che è una stagione a rischio, per cui siamo pronti a ogni evenienza. Dovremmo ricominciare il 25 agosto con gli allenamenti e poi a fine settembre col campionato, per cui questa dovrebbe essere la prassi. Speriamo che tutto vada bene. Va bene Massimo, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo, è stato un immenso piacere. Io ti Piacere faccio i mio. complimenti e ti auguro buona fortuna per Un tutto. grandissimo in bocca al lupo, Massimo, davvero, di cuore. Grazie, è stato un piacere, ciao, è stato un piacere soprattutto da parte mia. Buona Grazie, serata. buon sabato sera. Grazie, buona Ciao. serata. Ciao, ciao. Bene, mi sa che è arrivato il momento di un breve break pubblicitario. Ma mi raccomando, restate con A noi tra perché poco. c'è un artista davvero, davvero interessante. A tra poco. Ben ritrovata! Ben ritrovati, gentili telespettatori, siamo pronti a presentarvi la prossima ospite. Lei è un'insegnante coreografa di danza orientali, Però Francesca prima, Turtulici. scusa, però prima la sigla. Quanto fa caricare questa sigla? Che dici? Guardiamo il video di presentazione di Vai. Francesca Turtulici. Ciao a tutti, sono Francesca Turtulici, sono una danzatrice e insegnante di danza del ventre e folklore orientale. E con questo video volevo ringraziare tantissimo Pini e Alessia per l'opportunità di questa intervista e vi ringrazio ancora e vi mando un bacio. Ciao Ciao, Francesca, buon siamo sabato noi a sera ringraziare Francesca, te. grazie. Buon sabato sera, Pina, Alessia, ciao, grazie mille di avermi invitata. Grazie a te per aver accettato di partecipare. È un piacere. Poi è sempre affascinante il mondo della danza orientale. Sì, è estremamente affascinante, proprio per questo ormai quasi 15 anni fa.
È stato un amore a prima vista Sì, con questa Francesca, società. com'è nata questa passione? Allora, Raccontacelo. beh, io sono sempre stata legata alla danza fin da piccola, fin dall'età dei 6 anni, ho praticato danza classica, danza moderna, ho provato Anch'io! varie altre danze, Sì, brava, anche Alessia è una e 8 ballerina. anni di danza moderna, poi hip hop, danza afro, insomma, le ho provate un po' tutte. Era in un momento di, diciamo, di cambiamento interiore, psicologico della mia vita e per caso ho incontrato questa danza, una mia amica mi ha chiesto di andare a fare una lezione di prova con lei e ho conosciuto la mia prima insegnante Sì, noi che è stavamo una persona leggendo che nel favolosa. 2005 scopri a Torino il mondo della danza orientale con Sì, Paola Ziliotto, giusto? esatto. È stata la mia primissima insegnante, una donna meravigliosa, oggi lei purtroppo non c'è più, però mi ha lasciato un'impronta fortissima e il suo modo di vedere la danza orientale è anche un po' il mio modo, ecco, diciamo che la prima insegnante non si scorda mai. Francesca, ma come hai deciso di, diciamo, sostituire con la danza del ventre tutte le varie discipline che praticavi prima? Dicevi danza classica, danza moderna. Cosa Mi hai ero trovato provato? Di, io. hai provato una sorta di attrazione nei confronti di questo? Esatto, ho provato un colpo di fulmine perché questa è una danza, io dico sempre dal potere magico, secondo me, nel senso Cosa si che prova? riesce. Che tipo di messaggio trasmetti? Allora, sembra di tornare indietro nel tempo di millenni. Sembra di tornare, diciamo, a quella società in cui c'era una forte unione, una forte amicizia tra le donne, perché questa è una danza che è nata dalle donne per le donne, non è una Sì. danza nata per gli uomini. È nata come rito legato alla fertilità, un rito Infatti, ancestrale danza legato alla del fertilità. ventre. Esatto. E quindi diciamo che nel momento in cui ho sentito, diciamo, le prime musiche, i primi ritmi di questa danza, Ti è mi si è entrata subito risvegliato dentro. una sorta di ricordo ancestrale. Sì, Ma che ne esatto, dite di guardare assolutamente. un video insieme e poi lo Vai. commentiamo? Bravissima Francesca, Mi è complimenti. venuta Grazie. voglia di ballare subito. Cioè, proprio con il tuo corpo comunichi tantissimo. Pensa, io ho vissuto nei paesi arabi e quindi un po' la danza del ventre la conosco, non l'ho mai praticata e tu sei davvero, davvero brava. Complimenti. Grazie mille. Dove ti trovavi lì durante quell'esibizione? Guarda, è stato il mio ultimo spettacolo, il mio ultimo grande spettacolo, il mio ultimo saggio di danza. L'anno scorso ero in un teatro qua di Roma, il Nuovo Teatro San Paolo, ed è stato, diciamo, il mio, posso dire, forse il mio spettacolo più bello per una serie di motivazioni. E qui in particolare sto facendo praticamente una danza gitana, no? Una fusion con i ritmi gitani,
vedete che c'è anche qualche elemento di flamenco, no? Di zambra mora, È insomma, vero, è vero. sono. Stavo notando proprio questo. Io ho Esatto, praticato per perché. tanti anni flamenco e uno stile bellissimo. E stavo notando proprio E poi questo. anche l'eleganza del movimento mi affascina, La ma sensualità, eh. esatto, ma vorrei chiedere alla regia se ci manda qualche altro video. Bellissimo, Che questo mi è meraviglia. Grazie. piaciuto tantissimo. Allora, Allora, questa è la danza col Francesca, candelabro. sì, lì invece come facevi ad equilibrarti con Niente. lampadario? Sì, insomma, sembra Questione di difficilissimo. esperienza, ci vuole un po' di esperienza e chiaramente molto controllo del corpo, molto isolamento delle diverse parti del corpo. Bellissimo, proprio bello da vedere. Francesca, Molto cosa ti ha scenografico. dato la danza? Allora, la danza nella mia vita mi ha dato tantissimo. Per me è stata un'amica, è stata una confidente, è stato un supporto morale, psicologico, fisico. Parli quasi con tono malinconico. C'è un messaggio velato in queste C'è un parole. messaggio velato, sì. Il messaggio è che mi ha aiutato anche a superare una malattia, perché io l'anno scorso ho avuto un cancro al seno, che adesso sto curando. Diciamo che sono in via Sì, di di guarigione. guarigione, sto uscendo da questo percorso. Però è una cosa molto recente perché è successa l'anno scorso, però nonostante tutto, nonostante la fatica, la sofferenza e le corse contro il tempo, La la danza ti dà danza quel non mi ha mai qualcosa che ti. Una abbandonato. È stata proprio terapia. una terapia, esattamente. Una Io terapia della penso, mente. esatto, una terapia della mente perché se hai la mente forte, positiva, Il che resto. rifiuta, insomma, quella cosa che non ti appartiene, È vero. tutto E il poi, resto viene Francesca, noi perfetto. riusciamo ad intuire la tua profonda interiorità. Tu sei una donna forte. E questo si intuisce e trapela anche da questa intervista. Quindi devi continuare così, ad avere questa grinta e Assolutamente. Questa questa determinazione e caparbietà che ti determinazione. porterà a grandissime soddisfazioni. Grazie, speriamo, ne sono convinta. Sì, ma cambiamo argomento. Se abbiamo un altro video, lo vediamo e lo commentiamo insieme perché non Con smetterei piacere. proprio di guardarti, Francesca. Vai. Thank you.
Francesca, ma questi abiti, qualcuno diciamo ti cura l'aspetto Sì, estetico? perché sei sempre meravigliosa. Oppure, Faccio tutto da insomma, come sola. funziona? No, faccio tutto da sola, nel senso che chiaramente gli abiti, soprattutto quelli più strutturati, diciamo, quelli più particolari, li acquisto presso negozi specializzati di abbigliamento per la danza del ventre e online. Poi quando magari per esigenze coreografiche c'è da fare un abito particolare e non sono convinta di quello che c'è in giro, mi attrezzo autonomamente, quindi compro la stoffa e mi do il fai da te. Quindi sai tu che quale abito associare in base alla musica, in base Eh a beh, tutta una sì, serie di immagini chiaramente. mentali che crei tu in fondo? Ogni stile ha un suo abito caratteristico, perché Eh poi sì. c'è tutta la parte del folklore, no, di questa danza che ha degli abiti, Credo che insomma, anche il trucco, particolari. insomma, debba abbinarsi ad un certo. Certo. Beh, chiaramente deve essere un trucco rigorosamente orientale, quindi Certo. l'essere un po', diciamo, pratiche nel sapersi Ma truccare quante ci ore sta. al giorno insomma, danzi? Ma allora, dipende, io facendo anche, insomma, chiaramente l'insegnante, insegno praticamente tutte le sere, quindi almeno una mezz'oretta al giorno, anche per preparare la lezione, Certo. insomma mi alleno, ecco. Francesca, ma c'è un'età per avvicinarsi a quest'arte, a questa Allora, disciplina? no, non c'è un'età specifica, nel senso che questa è una danza che diciamo, è aperta a tutte le donne, a donne di tutte le età, si va dai 15 anni fino ai 65 anni, e proprio perché è una danza rivolta alla donna con la D maiuscola, quindi la donna in quanto essere femminile. Ma non si è mai Quindi visto, scusa l'ignoranza, non si è mai visto un uomo fare praticare danza del ventre? Potrebbe essere un Ci messaggio sono, forte e bello. esatto, no, ci sono, anche perché uno dei miei maestri è proprio un uomo, Ah, figo. e soprattutto in molti paesi arabi molti insegnanti sono uomini, per una questione, diciamo, ci sono varie motivazioni storiche poi per Certo. cui alcuni uomini, diciamo, hanno preso il posto delle donne sia nelle performance che nell'insegnamento. Chiaramente la danza del ventre praticato da un uomo ha delle caratteristiche un po' diverse, è una danza E invece, più volendo parlare di vigorosa, fisicità diciamo. femminile, c'è Volendo uno parlare, scusami, dimmi, standard? Sì, dicevo, scusami. volendo parlare di fisicità femminile, Sì. c'è uno standard di ballerina? Ma no, è chiaro che è più bello se la ballerina ha delle forme morbide, generose, insomma, soprattutto i fianchi. E il ventre, insomma, sono la parte più importante, però Poi, secondo essendo me appunto danza del ventre, cioè il ventre è sempre in movimento, quindi il ventre è comunque sempre in è molto movimento, ma allenato, si esatto, è molto robustiscono i allenato. muscoli. Esatto, Bravissima. Vengono gli addominali anche se non ce li hai. ho visto un addome pazzesco, Sì, complimenti. complimenti. Quindi sì, questa è una danza che mette in moto tutto il corpo, per cui si chiama danza del ventre perché, diciamo, per tradizione si chiama così, ma in realtà è l'energia di questa danza che proviene dal ventre, non è Certo. solamente il ventre che si muove, perché si muove, diciamo, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, ecco. Però l'energia parte da lì, da dove tutto Esatto, l'energia parte dal ventre, sì, appunto esatto. la parte, diciamo, più materna di una donna. Esatto. Esattamente, la parte più materna, più autentica, diciamo, delle donne. Francesca, durante questo periodo di lockdown, ti sei fermata oppure Assolutamente hai... no, ho lavorato più di prima perché ho fatto lezioni online e quindi, diciamo, ho riformulato i miei vari corsi in giro per Roma, stabilendo delle lezioni settimanali a seconda dei livelli. E lavorare online è un po' più complicato perché devi fare un po' più attenzione, devi curare un po' più, diciamo, la preparazione della lezione, devi inviare i video alle ragazze, le combinazioni, insomma, quindi c'è stato un grande impegno anche in Guarda quarantena. Francesca, mi piacerebbe tanto assistere ad una tua lezione, mi è venuta proprio voglia. Ma Guarda, da settembre ricominceremo i corsi, per cui se la prendi quante dura. siete, più o meno? E,
guarda, sono corsi abbastanza, diciamo, di nicchia, perché questa è una danza, appunto, essendo una danza particolare, è sempre praticata da gruppi di, diciamo, 5-6 persone, non sono gruppi estremamente numerosi, Ok, anche è perché meglio così, così è magari ci si meglio, può perché concentrare meglio a esatto, curarsi. si concentra meglio proprio sulla qualità, no, del movimento, non si viene distratte da elementi esterni, ecco. Ma poi fate i saggi di fine anno, non so, degli spettacolini, cosa fate? Certo, noi facciamo, vabbè, il saggio di fine anno, chiaramente tutti gli anni, a fine, diciamo, a fine È anno la parte più bella, quella dove tutti i sacrifici hanno il loro prendono frutto. forma. È bellissima quella Poi io stavo sensazione. leggendo, Francesca, che da qualche anno ti sei avvicinata alla danza indiana. Sì, allora, più che la danza indiana, la danza persiana. Ho praticato la danza persiana, ho praticato anche un po' di Bollywood, perché comunque alla Bollywood, non fine. l'avevo mai sentito. Di cosa si tratta? Allora, il Bollywood è praticamente la danza del cinema indiano, quindi è una danza relativamente moderna, nata, diciamo, in questo secolo, dove praticamente le danze antiche, no? Le danze classiche Sì. indiane, diciamo, si sono in qualche modo incontrate con il cinema, appunto, indiano, appunto, il cinema del Bollywood, no? Che fa il verso, Sì. appunto, a Hollywood, e quindi sono danze molto colorate, molto allegre, molto sceniche. Bellissimo. Quindi diciamo che chi pratica la danza del ventre è diciamo, un incontro con le danze indiane, con la danza del Bollywood, praticamente Francesca, si ma tu sei un'insegnante a 360 gradi, ma ho letto di te che oltre ad insegnare danza, insegni anche storia dell'arte nei licei. Esatto, una doppia vita. Ci stai regalando sorprese, guarda. Sì, è la mia doppia vita e l'adoro perché sono due anime artistiche che poi alla fine si possono anche incontrare volendo, perché infatti uno dei miei prossimi progetti futuri è proprio quello di organizzare uno spettacolo che celebri la figura femminile nella storia dell'arte, e quindi è proprio il modo per unire queste due mie passioni che mi accompagnano da Francesca, sempre. noi te lo auguriamo, è stato un piacere Bellissimo. averti come nostra ospite, in bocca al lupo per tutto, Buona fortuna per tutto, Francesca. complimenti per la grinta e per anche la passione che metti nell'affrontare anche le avversità della vita, perché la vita è anche questo. Eh sì, Bravissima Francesca, la un vita è anche bacione. questo, ma bisogna sempre prenderla con la dovuta leggerezza, che non significa superficialità, ma significa prendere la vita con quello spirito fanciullesco Esatto, che aiuta a come renderla, dovremmo fare diciamo, un più po' tutti. Grazie digeribile. Esattamente. mille, buona Grazie serata, buon sabato mille. sera. Buon sabato Ciao. sera a voi, grazie mille ancora dell'intervista. Abbiamo visto anche il nostro ultimo talento. Nel frattempo io e Alessia abbiamo cambiato disposizione perché è arrivato, Il ahimè, momento dei saluti il momento finali. dei saluti finale. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri opinionisti Salvatore Petrillo. e Gianluca Alioi, i nostri ospiti, sono stati tutti gentili e disponibili. Talentuosi. E E poi vogliamo soprattutto salutare e ringraziare chi lavora dietro. Sono persone che non si vedono, però fanno tantissimo, realizzano la maggior parte della sì, programmazione. stiamo parlando della regia di Cusano TV Italia, in rassegna i nomi Samuel Maiola Telli, Maiolatesi, Emanuele Forcina, Matteo Tomasetti, Rachel Rachele Abeyan, Abeyan, Rachel, scusa, ho detto sì, Rachele, Rachel Abeyan e Daniele Daniele Berrettini. Berrettini. E poi andiamo in post-produzione grazie a Sofia Sofia, Puppo. grazie per tutte le grafiche, sono stupende. Senza di te niente sarebbe stato possibile. Il nostro fan numero uno, Nicolas, Nicolas, grazie per i book grazie. fotografici, Nicolas. Torneremo a Sì, settembre. e poi anche il nostro direttore Gianluca Gianluca Fabi Fabi e e il in nostro chiusura il nostro editore editore Stefano Stefano Bandecchi. Bandecchi. Grazie, ma Grazie prima di mille. salutarvi e di chiudere, noi vogliamo regalarvi il Il meglio meglio del del pettegolezzo. A pettegolezzo. A settembre! settembre!
Buonasera telespettatori, Alessia, è un piacere iniziare con te questa avventura perché cari telespettatori, io e Alessia di avventure ne abbiamo vissute proprio tante. Guardate le scarpe di Pina Giordano. Il décolleté in pandan, cioè, coltaglier. Come si dice? Pandan. Pandan. In pandan. Vai insieme. Uno, Matteo. Due, tre. Matteo, ci senti? Risponde solo con la musica. La pista, con la spogliare lista. Mi piace sì parlare, ma non giocare. Buonasera ragazze, bentornato nel mio salotto. Ma lui è sempre carichissimo. Ma come fai ad essere sempre così carico? No, guarda, ti dico una cosa. C'è Pina che è fan dei Cugini di Campagna. No, io sono proprio emozionatissima. Perfetto, perfetto. Io sono... Grazie Pina, grazie. Guarda, metto la gaffa. Pensavo per un attimo che fossero a Temptation Island. Mi sono... con tutte queste coppie mi sono confusa. Lo giuro, non ho più bisogno di niente. Qui c'è Alessia che sta ballando, e anche tu Salvatore! Ragazze, comunque questa posta del cuore sta riscuotendo un sacco di successi. I migliori anni della nostra vita! Silvia, ma sei bravissima! Grazie, guarda, grazie. Ti confido, Pina mi ha detto voglio farlo pure io. Questo vedo non vedo di oggi. Una tuta vedo non vedo, anche tu sei splendida in tailleur. Ma invece, per la felicità di Pina, che ne dite se apriamo il capitolo Temptation Island? Oh, finalmente, finalmente, scalpito! Mi calma, Pina! Pur di farsi accettare da te, farsi fare un complimento, piace, si sta inventando dei look atomici. C'è più che posso, come fare, come sesso, questa volta... Ciao, sono Carlo Pedersoli Junior, combatto nelle MMA professionistiche. Io seguo te. Vai, ok, vai. Avevo solo te fino a ieri, ora con le braccia sopra il bancone. Dico versami Ginelli, non lo so cosa hai fatto, baby. In testa avevo solo te fino a ieri, ora... Da qualcuno che prima di te ha fatto questa disciplina. Ops, è caduto il telefono. Il bello della diretta, Carlo. Buon sabato sera, gentili telespettatori. Ciao Alessia, oggi siamo identiche, ti ho ricopiato. Oggi ci siamo abbinate senza saperlo. Sì, ma fatti vedere tu, non ci fare vedere le foglie, gli alberi. Ma invece mi fate confondere, ma chi è Pina e chi è Alessia? Tre volte in tre mesi mi sembra un po' pochino, dai. Comunque, Gianluca! Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo un amore. Ma cosa succede quando fate la mischia? Eccola. Adesso vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, vi aspettiamo sabato prossimo. Coordinatissimo, sì, davvero incredibile. Allora sabato, mi raccomando, buona serata. Buona serata. Fantastic, it's fantastic.